Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. Gloria a Dio. In questo episodio molto breve, la madre di Gesù sembra farci le spese, perché viene come messa da parte, chi è mia madre? Di fuori, no? Come se fosse tra quelli che non ascoltano e non mettono in pratica la parola di Dio. In realtà, quello che si ricostruisce dall'episodio, Gesù si trovava in un villaggio vicino a Nazareth, quindi sul Mar di Galilea, Nazareth è la parte di nord-est, nord-ovest, e probabilmente lì i fratelli, cioè i parenti, no? La tribù, diciamo così, di appartenenza, vanno con la madre per incontrarlo. Lui stava facendo, aveva appena iniziato la sua missione e l'aveva iniziato con un certo scalpore al Tempio di Gerusalemme, dove ha fatto la cacciata dei venditori, come tutti possiamo ricordare. Poi risale, va verso la Galilea, la sua patria. E però, insomma, questo crea un po' di problema, perché quello che aveva fatto lì al Tempio aveva creato dei rumori che erano arrivati anche su in Galilea, e essere non graditi al Tempio, cioè sono i sacerdoti, sono tutti quelli che comandavano, voleva dire disporsi molto male anche per quello che era la vita quotidiana. Quindi probabilmente questi fratelli, che non vengono neanche nominati, non erano tanto per sostenere Gesù in questa cosa che si era messo in mente di fare il profeta, il predicatore, diremmo noi adesso. Per cui cercano di farlo smettere. Infatti approfittano probabilmente della madre, della presenza della madre, di arrivarci anche tua madre che tu hai lasciato per fare quello che stai facendo, ma non riescono ad arrivargli fisicamente vicino perché c'è tanta folla. Allora, sono fuori, cercano di vederti, come dire, smetti di fare quello che stai facendo, ma lui sta predicando il regno di Dio, no? E vieni via. Questa è la sostanza dei fatti. La madre è incolpevole, perché se c'è la prima credente nelle parole del figlio, è lei. E prima ancora che il figlio fosse concepito e nascesse in lei come Dio che si fa uomo in lei, lei era la sposa dello Spirito Santo, colei che risponde alle parole dell'angelo: si compia in me, si faccia in me secondo la tua parola, cioè le parole che Dio ti ha detto di dirmi si compiono in me. E la parola, nella lingua originale in cui è scritto il Vangelo, probabilmente il testo greco, quella si compia in me, si faccia in me, è la stessa che viene usata qua, anche se tradotto in un modo diverso. La parola di Dio, quelli che l'ascoltano e la mettono in pratica. Quella mettere in pratica è usata una parola sola, che è il verbo fare, ma il fare che non è un agire, è il fare che si usa per fare, costruire, attuare in pratica, creare qualche cosa, no? Allora, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la fanno, cioè fanno sì che dall'ascolto si passi all'esecuzione, diventano i miei familiari. Ma è la stessa cosa che Maria aveva fatto durante l'Annunciazione, no? Verrà l'ombra, ti coprirà l'ombra dell'Altissimo, tu conceperai un figlio, lo chiamerai Gesù, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Lei pensa un attimo e dice: si compie in me, si faccia in me, questo fare in me, quello che tu hai detto, perché io ho ascoltato. L'ascolto dunque è non semplicemente il sentire delle parole che risuonano, magari capiscono che cosa vogliono dire, ma è l'ascolto e l'intenzione del cuore, che è la sede della volontà, di darti ragione, di accogliere la tua volontà e metterla nella mia.
Quando si dice non mi ascolta, che cosa significa? Non mi dà retta. Allora l'ascolto non è semplicemente sento qualcosa e poi faccio quello che mi pare. Questo non è ascolto, faccio finta di ascoltare, ma il cuore è chiuso, il cuore dove si prendono le decisioni e parte la forza del fare, del mettere in pratica, è chiuso. Ti ascolto perché ti sopporto, quando hai finito poi dopo, no? Vado per la mia strada, che vuol dire faccio le cose che io voglio fare, quindi io non ti sto ascoltando, ti sto sentendo, ma non ti sto ascoltando. Quando io dico ascolto invece apro il cuore, che vuol dire apro la mia volontà perché entri un'altra volontà che non è la mia e io la faccio mia. Si compia in me secondo la tua parola, si faccia in me quello che tu hai detto. Gesù la compie fino all'ultimo, sono le stesse parole che usa quando è nel Getsemani che sta patendo la tentazione di mollare tutto, si può dire, ma chi te lo fa fare? Signore, tu stai morendo per questa gente che ti sta ammazzando, i tuoi discepoli non ti stanno neanche seguendo, quello ti tradisce, quello ti rinnega, gli altri scappano, ma chi te lo fa fare? Pensa alle cose tue e pensa che puoi evitare tutto questo. La preghiera di Gesù è: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, vuol dire, cioè, se proprio devo fare questo, ma non me la sento, ma non si faccia la mia volontà ma la tua volontà. Il cuore aperto quindi non è la coincidenza di ciò che io voglio perché quello che tu mi dici è quello che io già voglio, ma è l'apertura a una volontà altra nonostante la mia. E questo nonostante vuol dire che a volte io la posso sentire anche contraria o difficile o impossibile, contraddittoria, ma c'è qualcos'altro che dice è la cosa più giusta da fare. Non vorrei, non ci vorrei andare, non vorrei salire sulla croce, ma per la forza che Dio ha su di me, per la forza di rendermi chiare le cose, io vado anche contro me stesso pur di compiere la volontà di Dio. Quindi l'ascolto è una cosa molto seria, no? Perché accolgo qualcosa che è diverso da me e lo metto dentro a me e io modifico la mia volontà e comincio a fare quello che ho messo dentro, perché ciò che metto nel cuore, che è la forza, la pulsione al volere, alla volontà e l'agire dell'imparto, la forza dello spirito, diventa mio, lo faccio mio. Questo è questo sacrificio, che vuol dire? C'è una parte in me che vorrebbe qualcos'altro, e a volte la pigrizia, la paura, l'egoismo si fa sempre fare un passo indietro. Ma in realtà, se la forza di Dio la metto dentro di me, questa posso sempre sceglierla e nel momento in cui la scelgo agisce anche contro la volontà residua che è mia dell'egoismo. Perché quello che chiede Dio è sempre qualcosa che mi spinge fuori da me per il bene di altri, per il bene e la gloria di Dio e del suo regno. Quando Gesù, appena dodicenne, viene dichiarato maggiorenne, perché aveva passato l'esame, diremo, di Sacra Scrittura, quindi la conoscenza dei testi, e le conseguenze pratiche, che vuol dire i comandamenti. Sapere, conoscere la parola di Dio, la conosce anche il demonio, ma non si può dire che il demonio fa la volontà di Dio, no? Allora, conoscere i testi e camminare, si dice così, camminare nelle sue vie. 12 anni ha passato l'esame, dimostrava di sapere le scritture e di camminare o di come bisognava camminare. Come sapete, si allontana dai genitori che già ripartono dopo la festa per la Galilea, lui si trattiene solo soletto e lo ritrova dopo 3 giorni nel Tempio, lui 12enne, che discute con i dottori del Tempio, sono quelli che dirigono, noi diremmo i sacerdoti, i teologi, questi che dirigono tutto quanto, no? E quando lo ritrovano, lui dice ai suoi genitori una cosa simile a quella che dice a sua madre adesso: non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Che vuol dire, prima di tutto c'è la volontà di Dio, poi viene anche la famiglia, tutto il resto. Ma se non c'è il primo di Dio, tutto il resto non sta in ordine, perché diventano i fatti miei, le mie cose, le mie preoccupazioni, e Dio non c'è. Allora,
davanti a questo interesse stretto dei suoi fratelli per linea di sangue, i suoi parenti, lui dice: chi sono i miei fratelli? Chi è mia madre? Chi è mio padre? Quelli che fanno la volontà di Dio dopo aver ascoltato la parola che io porto, perché lui è la parola incarnata, il verbo di Dio. E coloro che fanno questo diventano miei fratelli, che vuol dire siamo più parenti fra noi che facciamo la volontà di Dio che non quelli che sono parenti in senso anagrafico. E questo accade spesso, no? A volte solo per sintonia, a volte ci sono delle distanze spirituali maggiori dentro una famiglia che non fuori. A volte troviamo amicizia e solidarietà più fuori dalla famiglia che non dentro. Non dovrebbe essere così, ma è quello che accade, perché la distinzione dei cuori, di ciò che vogliamo, non viene fatta per gruppi, per sangue, per cognome, per clan, no, viene fatto per la volontà del cuore, la volontà dello spirito, ciò che vuole il cuore, mi contraddistingue come persona e rimane per sé. Tutto il resto, diciamo quelle che sono le nostre connessioni familiari, sociali, di amicizia, eccetera, decade tutto quanto. Alla fine, davanti a Dio, ci verrà chiesto: mi hai cercato, sei stato unito con la mia volontà o sei andato altrove? Se siamo andati altrove, lui dice: non ti conosco. Ti presenti qua in salutato ospite, ma io non ti conosco. A coloro invece che hanno fatto la volontà del Padre, dice: sei mio fratello, perché hai fatto le stesse cose che volevo io, hai fatto le cose del Padre mio, hai dato la pelle, il sangue per il regno dei cieli, ti sei sacrificato, siamo uniti, siamo una cosa sola. E questo è il loro insieme, no? Si chiamano fratelli, specialmente nelle comunità primitive, i fratelli erano i battezzati, perché si aprivano dei contatti, dei canali di comprensione immediata. Purtroppo con l'andare dei secoli sono aumentati di più i formalismi, per cui siamo tutti battezzati, siamo tutti registrati in un'anagrafe, ma non c'è unione di spirito. Anche a noi Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? No? Beati coloro di noi che possano essere definiti in questo modo fratelli di Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.